In Ungheria è scoppiata la guerra degli slogan. Da un lato quelli del governo, che recitano «Se vieni in Ungheria non puoi togliere il lavoro agli ungheresi». Dall'altro quelli ideati da un piccolo movimento di opposizione per dare il benvenuto ai migranti e scusarsi per un primo ministro come Viktor Orban. L'accoglienza nel paese è più che mai terreno di scontro politico da quando l'esecutivo ha iniziato a distribuire questionari che accostano i migranti ai terroristi. Siamo solo curiosi di sapere cosa ne pensano gli ungheresi, si giustifica un portavoce del governo, perché lo si voglia o no, l'immigrazione è una questione politica, tanto per l'Europa quanto per l'Ungheria. A rispondergli è il leader del mini partito Csutai Dog, che dice non è giusto che vengano spesi soldi pubblici per una campagna di odio, molti ungheresi non la pensano come il governo. La cosiddetta consultazione nazionale sull'immigrazione è un formulario in cui si chiede, tra l'altro, se gli ungheresi concordino con l'affermazione che gli immigrati rappresentano un pericolo per il lavoro e per le prestazioni sociali. Un'iniziativa che ha attirato su Orban la condanna del Parlamento europeo, con tanto di richiesta alla Commissione Juncker di valutare lo stato della democrazia in Ungheria. La corrispondente di Euronews da Budapest spiega che il governo tenta di riconquistare gli elettori più sensibili alla retorica dell'estrema destra xenofoba, ma così facendo rischia di perdere ancora più consenso. Hajagos Andrea, Euronews, Budapest.